L'associazione Rita Atri è decisa ad andare in fondo a questa storia e di denunciare con nomi e cognomi tutte le persone coinvolte, ha scritto anche al Presidente della Repubblica. Ovviamente non sono due carabinieri che possono infangare l'arma. Allora, per la prima volta posso dire una cosa, perché c'è da dire una cosa: io non so le condanne che siano state date ai mafiosi che ho mandato in galera, non mi interessava, mi interessava solo fargli sapere come la pensavo. Per la prima volta voglio sapere la fine di questa cosa, andrò fino in fondo, ci andrò giù pesantemente, perché voglio sapere. E penso di aver detto di sapere cosa farà l'arma in questo caso. Sicuramente spero prenderanno per la prima volta dei provvedimenti. Ribadisco ancora che io non ce l'ho con l'arma dei carabinieri, perché queste due persone non erano neanche preposte alla mia sicurezza, ma erano solamente dei carabinieri casuali che sono venuti a sapere di questa cosa. Perciò io non ce l'ho con i carabinieri, anzi, io tendo sempre a proteggere gli angeli che in questi anni mi hanno seguito con dedizione, con discrezione. Sono fiducioso nelle istituzioni, forse sarò romantica nel pensare questa cosa, perché molti mi dicono: vedi, purtroppo le istituzioni non ti stanno vicino, non ti sono mai state vicino. Però io ancora voglio credere che esista una giustizia, che esistono le istituzioni, che esistono le persone degne, che si occupano delle nostre vicende, delle persone che per una volta siano dalla nostra parte, perché negli anni non sono state dalla nostra parte. Spero che queste persone per una volta siano un faro acceso su questa vicenda che mi riguarda. Lei ha altri incontri per maggio, oltre ovviamente l'anniversario di Rita? Cercherà di nascondersi o manterrà gli impegni presi? No, per quanto riguarda i miei impegni che già mi ero prefissata e altri che se ne potrebbero aggiungere, io farò sempre quello che ho fatto: andrò nelle scuole, farò tutto ciò che c'è da fare. Non ho intenzione di rinunciare a nulla, perché ribadisco, io non ho sbagliato, hanno sbagliato loro e loro si devono adeguare adesso alle mie condizioni, perché io sono una cittadina libera, sono tornata cittadina libera, questo status me l'hanno tolto e adesso penso che loro debbano vedere quello che fare, decidendo sicuramente insieme a me, perché io non ho nessuna intenzione di andare via nel posto dove sono. Questo l'amaro sfogo di Piera Aiello. Chiuso, ma momentaneamente, l'argomento, perché sicuramente ci ritorneremo, vedremo cosa risponde lo Stato e come si muoverà per questo caso molto particolare.